Eccoci qua. Buon pomeriggio, siamo dentro allo spazio digitale di 38esimo parallelo, anche da qui, una serie di incontri che sopperisce alla mancanza di incontri dal vero che dovevamo avere con la nostra rassegna quest'anno al quarto anno. Abbiamo dovuto spostare le date per l'emergenza attualmente in atto. E dall'altro lato dello schermo c'è Antonio Lanza, un giovane poeta che di recente ha pubblicato su Ethnopolis con Interlinea, la sua prima opera edita nella collana Lira Giovani, diretta da Franco Buffoni. Quindi, Antonio, buon pomeriggio. Ci troviamo Grazie. nuovo per eccellenza, no? E oggi parliamo di poesia e centri commerciali. Come si incontrano questi due mondi? Come hai fatto incontrare questi due mondi e soprattutto che ci fa un poeta in un centro commerciale? Raccontaci un po'. Allora, intanto grazie Ines e grazie al 38esimo parallelo per questa opportunità che mi date comunque di uscire fuori dalle quattro mura di casa mia e poter raggiungere persone lontane appunto da casa mia. Che cosa ci fa un poeta in un centro commerciale? Intanto la prima occasione in cui diciamo, il mio dato biografico e la poesia si incontrano è stato un giorno in cui ero andato da acquirente normale a Etnapolis. Etnapolis è un centro commerciale del Catanese ed è stato il primo centro commerciale che è sorto nel Catanese. E dopo quel centro commerciale poi ne sono sorti tantissimi altri, tanto che questa è una notizia che poi ho scoperto subito dopo, la provincia di Catania vanta la maggiore presenza di centri commerciali per numero di abitanti in tutta Europa, cioè rispetto agli abitanti i centri commerciali sono al secondo posto in tutta Europa. Bene, un giorno io mi trovavo a Etnapolis e dovevo salire al primo piano e le scale mobili, ai piedi delle scale mobili c'erano così tante persone e così tante persone che stavano salendo e scendendo dalle scale mobili che dovevamo aspettare il turno. Lì sotto ai piedi della scala. Bene, quella situazione in cui di sovraffollamento, che adesso ci sembrerebbe veramente da pazzi, ma quel sovraffollamento mi fece pensare a un verso di Dante. Evidentemente in quel periodo stavo leggendo Dante e mi viene in mente questo verso che mi sono appuntato per non magari incorrere nella brutta figura di dimenticarlo. Dice così: e dietro le venia sì lunga tratta di gente ch'io non avrei creduto che morte tanta ne avesse disfatta. Insomma, in quel momento è stato per me è come se la poesia fa anche questo, a distanza di 7 secoli, in un contesto in cui, che non, che, in cui quella poesia, quei versi di Dante non c'entrerebbero nulla. Quella poesia, ad un certo punto, quei versi ti spalancano una visione, ti fanno vedere il lato che non vedresti di quello a cui stai assistendo, che non vedresti se non avessi lo strumento dei versi, in questo caso, che ti mostra la vera faccia. Mi sembrava come se lì Dante parla degli ignavi, cioè di quelli che non, dei dannati che non hanno saputo scegliere né tra il bene né tra il male, e sia i cieli che l'inferno li cacciano via, no? E sono condannati per contrappasso a seguire una bandiera. Quindi, siccome non hanno seguito nessuna bandiera da vivi, nell'oltretomba sono costretti a seguire questa bandiera, una bandiera dietro cui vanno, come dire, in quantità numerosissima. In quel momento mi sembrava come se noi stessimo andando dietro una bandiera che non si sapeva bene che cos'era, la bandiera del consumismo, mettiamola così, e noi eravamo dei morti che stavamo aspettando di attraversare una parte del centro commerciale, salire in quel caso sulle scale. Questa è stata la prima volta in cui il centro commerciale mi sembrò essere un luogo adatto alla poesia. Come dire, riusciva il centro commerciale a farmi venire in mente versi antichi che però potevano essere riadattati alla modernità. Poi dopo succede una cosa interessante. Succede che io mi laureo per una serie di cose, cerco lavoro e trovo lavoro
in una libreria che era lì al centro commerciale, una libreria di catena. Allora, inizio a lavorare al centro commerciale che mi accoglie, come dire, mi fa vedere le luci, come vuol dire, il parcheggio che trovi subito, non hai bisogno di girare, la clientela sempre allegra, anche il contatto con gli stessi colleghi era molto bello. Solo che poi subentra la crisi economica, siamo nel 2013. Quindi ho questo passaggio tra i primi anni 10, 11, 12, in cui comunque l'economia ancora andava, e poi da quegli anni lì, dal 13, il 14, il 15, l'economia inizia una flessione, c'è la crisi economica che comincia a farsi sentire anche da noi. Ancora c'è gente che ritiene essere qualcuno che diceva la crisi economica l'abbiamo nella testa, per esempio, mi ricordo Berlusconi che diceva che i ristoranti erano pieni, se vi ricordate. C'era questa retorica della crisi che era solo un'immaginazione. Poi questa crisi effettivamente arriva da noi, ci investe, e io sento progressivamente l'avvicinarsi della possibilità della chiusura della mia libreria, quindi la fine del mio lavoro. Questo perché in tutto il centro commerciale molte attività economiche chiudevano. Io ricordo perfettamente un periodo in cui praticamente noi eravamo l'unico negozio aperto ancora che resisteva, vicino ad altri che invece avevano chiuso. Quindi lavoravamo in un piccolo spazio in cui il negozio di fronte, i negozi accanto erano chiusi. E noi che sentivamo questa possibilità di perdere il lavoro, questa avanzata della crisi che poteva anche sconvolgerci. Poi effettivamente quello è avvenuto, però nei 2 anni che io sentivo forte questa cosa, ho iniziato a scrivere di Etnapolis. Quindi lavoravo la mattina al centro commerciale e poi il pomeriggio andavo a casa e mi mettevo a scrivere al computer. Questo per 2 anni. Sono stati il mio libro è un poemetto, e la stesura è stata una stesura continuativa, giornaliera, quotidiana, forsennata, per 2 anni. Avevo anche questa paura che magari il centro commerciale potesse chiudere, cioè insomma la mia libreria potesse chiudere prima ancora che io finissi di scrivere il libro. In quel momento mi sembrava più importante, vista la situazione, visto che diciamo stavamo quasi per chiudere, almeno chiudere quella mia esperienza di scrittura, che poteva in qualche modo riscattare la mia esperienza lavorativa, umana, in quel contesto, e riscattarla e farla diventare auspicabilmente poesia, arte, e dare un senso a quei miei giorni. Questo in sostanza cosa ci fa un poeta in un centro commerciale. Esatto, diciamo tu descrivi questo centro commerciale, sembra un po' un mostro mitico, no? Composto dalle vite, fagocita le vite di chi ci lavora, delle persone che si recano in pellegrinaggio, insomma, per strappare un po' di felicità, un po' di gioia consumistica magari del momento. Sembra quasi un buco nero che attrae in maniera inevitabile, no? L'attrazione che un po' tutti sentiamo nei confronti del kitsch, dell'eccesso, della novità continua, cioè è un mondo che è lì che ti attrae, ti tira e che al suo interno ha tutto sostanzialmente, perché al suo interno troviamo tutto dentro il centro commerciale, troviamo gli scaffali sempre pieni e la gente sempre disponibile per quanto possibile, e che magari gli stessi lavoratori appunto lasciano fuori le proprie vite da quello che è il mondo lavorativo all'interno del centro, perché devono mostrare il sorriso, no? Quindi tu ci racconti dei personaggi, davvero sono delineati in maniera molto molto sensibile, molto accurata. E poi c'è anche qualcosa che ci riporta in un parallelismo, forse, non so se forzato, ai giorni nostri, di questi altoparlanti che irrompono nella vita, nello scorrere del tempo, nel fluire del tempo all'interno del centro commerciale, che scandiscono sia il tempo dei lavoratori di apertura, chiusura e anche sottolineano lo sguardo vigile, la sicurezza che c'è all'interno di questo mondo protetto. Ed è un po' quello che stiamo vivendo all'inverso nelle nostre case in questo momento, cioè siamo chiusi in un mondo che sono le nostre case, le nostre quattro mura. E fuori c'è l'incessante passaggio delle macchine, dei vigili che
che ci ricordano di stare a casa, che in questa maniera saremo protetti e quindi potremo tornare a vivere, insomma, tornare a vivere in maniera più normale, nostra quotidianità, diciamo. E raccontaci un po' appunto di questo, di questo senso di fascinazione, di repulsione allo stesso tempo che un luogo del genere che davvero sembra spersonalizzante, in realtà ha su di noi. Allora, grazie per questa domanda che poi in realtà, come dire, implica una risposta abbastanza articolata. Spero di tenere i punti e le domande che mi hai posto e le suggestioni che mi hai posto che mi piacciono molto. Allora, guarda, partirei da far vedere il libro, che mi sembra anche una cosa interessante, cioè far vedere che stiamo parlando di questo libro qui. E tra l'altro io mi piacerebbe dire che partiva dalla copertina anche, non so se si vede bene, ma è una copertina che abbiamo scelto insieme all'editore, una copertina volutamente così spersonalizzante e come dire, totalmente fedele a quello che è poi il racconto del centro commerciale che io faccio nel libro. Vediamo qua infatti personaggi stilizzati, ognuno dei quali va a fare la spesa, poi c'è la scena finale in cui un uomo carica la spesa dentro la macchina. Questo per dire che il libro Suite Etnapolis racconta non soltanto, l'abbiamo detto, il centro commerciale, quel segmento di storia lì, cioè la crisi economica, lo fa chiaramente non come lo farebbe un saggio, come i saggi di Marta Fana, per esempio, che sono molto belli che ho letto. Lo fa con gli strumenti ovviamente della poesia. Però diciamo, quando ho iniziato a scrivere del centro commerciale mi serviva anche per non appiattire il discorso e chiuderlo all'interno delle quattro mura di Etnapolis, il centro commerciale, mi serviva anche usare dei personaggi che avrebbero non soltanto portato comunque la loro disperata umanità all'interno del centro commerciale, ma mi permetteva anche di, con una, diciamo, propulsione, come dire, con un movimento centrifugo, di portare i personaggi al di fuori di Etnapolis e raccontare anche attraverso di loro le loro vite al di fuori del centro commerciale e anche raccontare i paesi, le città che stanno intorno al centro commerciale, che comunque con la presenza del centro commerciale hanno l'economia di questi paesi hanno notevolmente, come sono mutate, hanno dovuto, sono dovute, si sono dovute ridimensionare rispetto alla presenza del centro commerciale. Per esempio, nel paesino dove abito io c'era 10 anni fa, forse anche più, c'era un cinema che aveva una sola sala. Dopo pochi anni ha dovuto chiudere perché il centro commerciale offriva 24 12 sale e quindi non poteva battere in alcun modo il mostro Etnapolis e quindi ha dovuto chiudere. Questo come tantissime altre attività commerciali che prima noi frequentavamo, conoscevamo, ma che poi si sono spostate al centro commerciale. Quindi questo poemetto è pieno di personaggi, pieno di storie. Il libro è suddiviso in 7 parti. Sono i 7 giorni della settimana, si inizia con domenica, col giorno di domenica, e si finisce con sabato. Questo mi permette di smembrare così la settimana, mi serviva anche per raccontare alla fine, all'inizio e alla fine, 2 giorni molto affollati di Etnapolis. Ora, tu mi chiedevi dei clienti, adesso non mi... sì, poco fa mi chiedevi anche il fatto che il centro commerciale, come dire, offre tutto alla clientela. Io non so se in altri centri commerciali esiste questa cosa, ma ti sto per dire una cosa che magari stupirà molti dei nostri ascoltatori, telespettatori, quello che è il fatto che non solo al centro commerciale trovi tutto, dagli elettrodomestici fino a non so, all'intimo. Ma al centro a Etnapolis ogni domenica veniva celebrata e viene celebrata, adesso è chiuso, ma viene celebrata la messa. C'è uno spazio all'interno del centro commerciale che è aperto soltanto la domenica, è una stanza, uno stanzone in cui sono appesi anche i quadri che rappresentano la Via Crucis, in cui un prete offre agli acquirenti con le buste, con i carrelli, mentre parlottano, eccetera, e mentre fuori
poco fuori nel corridoio, la gente passa, c'è la musica che ci stordisce, all'interno di quella struttura lì si fa la messa. Quindi il cliente non soltanto può Quasi una spiegazione acquistare, in termini proprio. Una... Persino, come dire, persino il religioso. Quindi in questo caso è il sacro che si presta al profano. E il centro commerciale che offre alla clientela non soltanto il bene materiale, ma anche quello che dovrebbe essere un servizio religioso, che però lì all'interno non c'entra poi molto. In effetti, questo mi preme dirlo perché interroga me come scrittore, come poeta, su quello che è la funzione della poesia, su quello che la poesia può fare nella quotidiana e nei nostri giorni. Può fare ben poco, questo lo sappiamo. Pochi leggono poesia, pochi leggono addirittura romanzi. Però io mi interrogavo in questi giorni in cui sembra che viviamo su un altro pianeta. L'altro giorno mio figlio guardava la TV insieme a me, vedeva la gente con le mascherine, gli infermieri, ma anche le persone comuni, e mi ha chiesto: papà, ma qual è quel mondo? In che mondo stanno vivendo quelle persone lì? E questo mi ha stupito. Ho detto: è come se da un mese a questa parte fossimo stati buttati su un altro pianeta, a vivere su un altro pianeta. La poesia cosa può dire? Cosa può essere in un contesto in cui sembrerebbe che nulla è più come prima? E in effetti pensare a Etrapolis in questo momento, come dicevi tu, chiusa al pubblico, mi fa anche riflettere sul fatto che mi sembra che è come se questo libro poi in realtà non stesse più, non può dire più nulla. E però allo stesso tempo, mi accorgo come la forza della poesia, la forza dell'arte è quella di non abitare per forza il presente, di abitarlo ma in maniera non come per esempio può abitarlo o raccontarlo la cronaca, per esempio, quindi stando sul pezzo. La poesia è come se avesse un approccio obliquo col reale, con le cose di tutti i giorni, perché sta, il mio libro credo che lo faccia, che almeno io ho provato a farlo, sta sul presente. Racconta del presente, ma lo fa anche con uno sguardo anche come dire, rivolto al passato. Questo libro è pieno di citazioni bibliche, per esempio, oppure di storie come dire, prese dal mito greco. Quindi non, oppure che so, c'è Tucidide, c'è la storia greca pure, in qualche modo. Chi poi vorrà leggerlo, magari si accorgerà anche di questo. Quindi ho provato a raccontare il presente, ma con uno sguardo sempre rivolto al passato, raccontare oggi come l'uomo, ma alla luce di quello che è stato anche nei secoli Quasi passati. In questo proprio, modo la poesia ha è quasi superato il. questo, diciamo, l'apporto di un poeta all'interno di un mondo del genere. Ritornando alla prima domanda, cosa ci fa un poeta in un centro commerciale? Probabilmente fa vedere quello che gli altri non vedono, tira il velo o svela delle piccole cose. Sì, fai vedere quello che altri non vedrebbero. Lo dicevamo appunto durante la prima risposta, il fatto che si possa andare al centro commerciale e vedere Dante spalancarti l'inferno quando magari nessuno potrebbe pensare che ci sia l'inferno lì. Tant'è che l'incipit di Sweet Etrapolis ha un po' di echi infernali, è come se in qualche modo stessimo entrando dentro l'antro dell'inferno. Io non so, se vuoi posso leggere l'inizio Sì, poi della. vorrei chiedere appunto anche, mi piacerebbe che dicessi qualcosa proprio sulla scorrere del tempo, che Sì. adesso stiamo vivendo ennesimamente un momento in cui il tempo è variato, no? Prima ci veniva a mancare perché eravamo presi dalla routine, dalla corsa al di fuori, no? Adesso abbiamo tanto tempo da passare dentro le nostre case e quasi ci sembra soverchio, ci sembra tanto di più e non vediamo l'ora. Molti dicono: non vedo l'ora di tornare al centro commerciale a vedere tanta gente. Proprio il centro commerciale viene preso anche come esempio di come un abbraccio all'umanità e con la varia umanità, anche quella che ci piace di meno.
Allora, sì, intanto leggo l'incipit e poi magari rispondo a questa domanda, magari leggendo qualcosa che ha a che fare col tempo nel mio libro. Vergine pubblica la domenica di Etnapolis, pochi minuti prima dell'apertura al pubblico. Già la percorrono i primi polpacci pelosi e carrelli per famina che serragliano vuoti. Saracinesche aperte a altezze variabili, come palpebre offese al sole, con fiamme di logo al sommo delle porte. Al mattino le commesse hanno il volto tagliato di sghimbescio da un tratto rosso di un'iposca e bevono decine di caffè al bar di Presipino. Ecco, questo è l'inizio in cui appunto si evocano questi carrelli che serragliano, fiamme di logo al sommo delle porte, come se fosse appunto l'ingresso all'inferno in qualche modo. È però un inferno, come dicevi tu, che esercita anche il suo fascino, no? E molti, infatti, e, no, e non è, voglio dire, questo libro non è un libro contro i centri commerciali. Io ricordo che quando uscirono le prime poesie sui blog, qualcuno commentava dicendo: però non c'è nulla di male nei centri commerciali. E questo non è un libro contro i centri commerciali, ma è un libro sui centri commerciali e su cosa è l'uomo all'interno di un luogo come quello, in cui l'umanità magari viene. Una certa umanità viene quindi ridotta, come dire, ancora più schiacciata, ma un'umanità che in qualche modo resiste. Ora, il tempo, allora, tanto il nostro, parlo del mio tempo a casa, effettivamente il mio tempo a casa, non so perché, ma è come quello, come prima, nel senso che comunque non riesco a trovare il tempo per fare tutto quello che vorrei fare. Non so qual è la tua esperienza o comunque quella dei nostri ascoltatori. La mia è quella di non riuscire comunque, anche se ho tutto il tempo, che il tempo non mi basti mai. Questa è così, una cosa angosciante. E poi chiaramente ci manca tutto quello che era la nostra vita, questo è senz'altro vero, e mi accorgo di come alcune cose che noi credevamo come dire, normali, eccetera, in realtà erano, come dire, facevano la nostra umanità. Ecco, chiusi a casa, pur nella, è giusto stare a casa, eccetera, però sentiamo anche che gli spazi come dire, che rendono concreta la nostra umanità vengono fondamentalmente ridotti. Però abbiamo questi mezzi, per fortuna, che ci permettono comunque di avvicinarci in qualche modo, di continuare ad esercitare la nostra umanità. Questo sì. Infatti, diciamo, anche i social hanno dato un nuovo impulso forse anche alla poesia. Cioè, leggiamo tantissima poesia, magari accompagnamento delle immagini, e sono nati così i cosiddetti Instapoets, no? I poeti da Instagram, i poeti che vengono condivisi tantissimo su Facebook, insomma, un paio di nomi in mente li avrei. E sembra quasi che sia una poesia che si presta in maniera, non so, sorniona, adesso utilizzata per esprimere dei pensieri belli, veloci, facilmente acquisibili da tutti. Cosa ne pensi? Sembra quasi una poesia appunto da fast food, da centro commerciale, no? Da consumo veloce, qualcosa che ti dà subito sollievo e che ti permette di andare oltre, di guardare questa e quella vetrina e di proseguire i tuoi acquisti e di proseguire la tua vita. Non so se tu fai parte del mondo degli Instapoets. Allora, no, questo mi manca in effetti, però sai cosa? La poesia, dico una cosa un po' antipatica, ma la poesia è faticosa. Entrare nel mondo della poesia, diciamo nella storia della poesia, è faticoso. Una volta che però hai la chiave e riesci ad entrarci, ti si spalanca un mondo che è anche consolazione a volte. Cioè, nei momenti difficili, veramente ci si rivolge ai versi, al libro che ti ha consolato e che continua a farlo anche ora.
Rispetto appunto alla poesia come istantanea, cioè non mi trova d'accordo, in questo caso sono un po' più, come dire, integralista, nel senso che per me la poesia, sì, consola, ma più che altro ti fa accorgere del mondo. Stamattina è stato pubblicato un articolo di Maria Borio su un poeta, si chiama Mario Benedetti, che è un grande poeta. Un nostro grande poeta che è mancato proprio anche a causa del coronavirus, che scriveva questo: accorgetevi del mondo. Le sue poesie ti raccontano il mondo e ti fanno accorgere del mondo. Lo stesso che può fare 7 secoli fa Dante rispetto a me, che ero davanti a un centro commerciale, e mi fa accorgere di quello che ho davanti, grazie a dei versi che comunque non raccontavano senz'altro un centro commerciale. Così i versi, le poesie dovrebbero fare quello, e per fare quello ci vuole fatica, ci vuole abnegazione, ci vuole tempo. Il tempo che potremmo impiegare in questo momento di tempo allargato, per esempio, nei confronti della poesia, quello che ci auguriamo noi, che scriviamo versi e che non lo facciamo perché non lo facciamo soltanto perché ci fa stare bene scrivere dei versi. Che a me, per esempio, quando scrivevo di Sweet Technopolis, io mi sentivo schiacciato all'interno del centro commerciale in quegli anni. Scrivere le poesie, queste poesie, questo poemetto, per me significava anche costruirmi una corazza di senso che mi permetteva di dare senso e significato anche con gli strumenti della poesia, della critica, rispetto a quello che era il mondo esterno, da cui mi sentivo schiacciato. Quindi la poesia non è istantanea, ecco. Sono abbastanza d'accordo, mi trovo abbastanza d'accordo perché insomma è un ritornare appunto, rinnovare il mondo ai nostri occhi e forse anche per questo fa fatica magari ad imporsi la poesia oggigiorno perché fanno fatica anche romanzi come dicevi essere letti, quindi c'è una fatica nel mondo dell'editoria piuttosto importante. Mi piacerebbe concludere questa chiacchierata insomma veloce che ci siamo fatti con alcuni tuoi versi, una tua riflessione così da lasciare a chi ci ha seguito fino a questo momento. Ok, allora guarda, Vediamo. allora, ti dicevo poco fa di quel giorno in cui all'improvviso mi si spalanca questa visione infernale di Etnapolis, no? Poteva essere il 2008, quindi avrei scritto io su Etnapolis molti anni dopo, però in effetti in quell'occasione ho scritto un testo che poi in effetti non ha avuto un seguito, nel senso non ho più scritto del centro commerciale se non poi negli anni successivi. Quel testo l'ho conservato. E poi alla fine mi è sembrato giusto e utile chiudere il mio libro proprio con quei versi che erano stati scritti molti anni prima. Quindi giusto per chiudere, chiudiamo con la poesia che chiude Sweet Technopolis, se per te va bene. Grazie. Tornando da Etnapolis, dove prima mai la morte avevo colto che ride, a girarsi in così mosse visioni. Saltellare da un carrello ad un altro, scancellare facce preda di orgasmini a poco prezzo, acquattarsi agli angoli di compiacenti specchi, in camerini stretti come bare verticali, o ancora camuffarsi nel bacio che, disperato o no, riempie tempo e attesa su scale poco mobili. Volgo il pensiero all'imprevisto, un mezzo pesante che sbanda. E dritto corre a macinarci ossa e lamiere, ma mi aggrappo alla carne della tua coscia e nel buio dell'abitacolo ti chiamo vita, tirandoti via da vuoti cui a volte in segreto anche tu ti affacci, forse. Così ti conduco a casa, stanchi, provati, felici i miei nervi. E insomma, dopo 120 pagine di attraversamento dell'inferno di Etnapolis, alla fine questi personaggi escono fuori da Etnapolis, sono in una macchina e in qualche modo si salvano da quelle immagini di morte che hanno appena visto, semplicemente toccandosi, dicendosi vita, quindi la vita ritorna e grazie all'amore qualcosa può andare avanti. Grazie. Questo aggrapparsi, aggrappiamoci allora alla poesia. Grazie molto per questa conversazione, Antonio. Un Grazie. abbraccio.
Grazie a te, per il 38° parallelo. Grazie.